Salve a tutti, gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo nono appuntamento di Polis, il primo piano sulla politica a cura di Come Don Chisciotte. La puntata di oggi sarà incentrata sulla riforma costituzionale annunciata da Giorgia Meloni, mi riferisco ovviamente al premierato. Prima però, come sempre, nella prima parte della puntata affronteremo tutte quelle che sono le notizie della settimana. Io sono Massimo Antonino Cascone e questa è la nostra sigla. Allora, come dicevo, partiamo con la carrellata delle notizie settimanali. Dopo la tragedia idrogeologica che ha colpito nei mesi scorsi vaste zone dell'Emilia-Romagna e non solo, ad essere stata pesantemente colpita dal maltempo, questa volta è stata la Toscana. Come sapete, infatti, tra la notte tra il 2 e il 3 novembre, sulla regione si è riversata una forte pioggia che ha provocato l'esondazione di alcuni fiumi, con un doloroso bilancio provvisorio di 8 morti e danni stimati per almeno 500 milioni di euro. Anche in questo caso, le istituzioni, nell'occasione rappresentate dal governatore Eugenio Giani, non hanno perso tempo a dare la colpa di quanto accaduto ai cambiamenti climatici. Come al solito, quindi, l'incuria del territorio e la mancanza di prevenzione vengono fatte passare in secondo piano in nome di una nuova emergenza climatica. Cogliamo l'occasione per esprimere vicinanza ai territori colpiti, nella speranza che i cittadini di tutta Italia inizino a pretendere di più dalle istituzioni che dovrebbero tutelarci. A tal riguardo, non possiamo non parlare anche di un'altra situazione in cui la trasparenza delle istituzioni non è sicuramente eccellente, e mi riferisco alla questione dei Campi Flegrei in Campania. Nei giorni scorsi, infatti, il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, aveva dichiarato alla stampa che si stava ipotizzando l'innalzamento del livello di allerta da giallo ad arancione, con il conseguente spostamento di tutti gli ospedalizzati e detenuti, secondo quello che è il cronoprogramma previsto dai piani di protezione civile. La dichiarazione, rilasciata senza dialogo e con una certa incertezza rispetto a quelli che sono i rapporti con le istituzioni locali, ha creato un forte panico ovviamente tra la popolazione flegrea. Nel giro di 24 ore il ministro ha poi confermato invece il mantenimento dell'allerta gialla. Ancora una volta quindi allarmismo fine a se stesso. Cogliamo l'occasione per chiedere al ministro di preoccuparsi di meno delle dichiarazioni alla stampa e di più della sinergia con le istituzioni locali per una tutela reale dei cittadini, al momento ancora privi di un efficace piano di evacuazione. Spostandoci di pochi chilometri, è da segnalare che il DL Caivano è diventato ufficialmente legge con la fiducia ottenuta dal governo alla Camera, dopo quella incassata il 27 ottobre al Senato. Tra i punti principali del provvedimento, segnaliamo la possibilità di nomina di un commissario straordinario con il compito di predisporre un piano per riqualificare il territorio e le infrastrutture, che disporrà di un budget di circa 30 milioni di euro, nonché un aumento delle forze dell'ordine sul territorio. Per quanto riguarda invece le disposizioni a carattere nazionale, confermate pene più severe per chi non manda i figli a scuola e per chi detiene stupefacenti, ovviamente illeciti. Rimanendo al sud Italia, ritorniamo a parlare di immigrazione, poiché in questi giorni abbiamo assistito a nuovi maxi sbarchi a Lampedusa, che mostrano quanto siano state inefficienti le misure adottate finora dal governo italiano e dall'Europa tutta. A tal riguardo, Giorgia Meloni ha siglato un protocollo d'intesa con l'Albania che prevede il trasferimento dei migranti messi in salvo nel Mediterraneo in due centri che verranno costruiti in Albania a partire dal 2024. Secondo quanto annunciato dalla Premier, la giurisdizione dei centri sarà italiana, mentre l'Albania collaborerà con le sue forze di polizia per la sicurezza e la sorveglianza.
A proposito di immigrazione, nel Consiglio dei Ministri del 3 novembre, dove è stato dato il via libera al premierato, di cui parleremo ampiamente nella seconda parte di puntata, è arrivato l'ok anche al decreto legge denominato Piano Mattei, volto a creare un vero e proprio partenariato tra l'Italia e gli stati del continente africano. Nei 7 articoli che lo compongono, tra le altre cose, è stata prevista un'apposita cabina di regia presieduta dalla Presidente del Consiglio con l'obiettivo di coordinare iniziative pubbliche e private con i paesi africani. Giorgia Meloni è stata anche protagonista questa settimana per quanto riguarda il tema della digitalizzazione. Il 2 novembre la Premier ha partecipato al vertice sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale che si è tenuto nel Regno Unito, approfittando dell'occasione anche per organizzare un incontro bilaterale con il primo ministro inglese Sunak. L'intelligenza artificiale sarà uno dei temi al centro della presidenza italiana del G7 nel prossimo anno, ha dichiarato la Premier Meloni al termine dell'incontro, annunciando poi la volontà di organizzare una conferenza internazionale su intelligenza artificiale e lavoro a Roma. Avviandoci alla conclusione della carrellata, non possiamo sorvolare sullo scherzo telefonico ad opera di due comici russi fatto alla Presidente del Consiglio. Vogliamo sottolineare, oltre all'impreparazione dello staff, le tempistiche della diffusione dell'audio da parte dei due comici, diffusione fatta il 1 novembre, pochi giorni dopo l'imbarazzo provocato dal caso Gianbruno, nonostante lo scherzo fosse avvenuto il 18 settembre scorso. Insomma, sia la stampa locale che internazionale non ci sta andando giù leggero con Giorgia Meloni. Che ci sia una regia dietro? Chiudiamo infine con quella che noi riteniamo essere una buona notizia. Il Ministero della Salute ha affermato che la nuova campagna di vaccinazione anti-Covid sta procedendo in forte rilento. Secondo il Ministro, la colpa sarebbe da attribuire alla poca informazione fatta dai medici di famiglia, dai pediatri e dalle farmacie. Di tutta risposta, noi sappiamo che dopo anni di terrore mediatico, finalmente gli italiani hanno iniziato a farsi venire qualche dubbio. Meno male. Queste le principali notizie della settimana, ora il servizio di puntata sul premierato. Dopo averne tanto parlato durante la campagna elettorale dello scorso anno, l'annunciata riforma costituzionale è stata presentata. Il 3 novembre il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato all'unanimità il disegno di legge costituzionale proposto dalla ministra Casellati, dando ufficialmente il via all'iter che tenterà di trasformare l'assetto istituzionale italiano. Giorgia Meloni ha definito il premierato, cioè l'elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini, la madre di tutte le riforme, che punta a garantire una maggiore stabilità dell'esecutivo, impedendo ribaltoni e giochi di palazzo. Dura la risposta delle opposizioni a commento del testo approvato dall'esecutivo, definito come pasticciato e pericoloso, sottolineando come la Meloni non sia stata in grado di cogliere le diverse vedute nel confronto avvenuto prima dell'estate. Adesso la palla passa alle due Camere, dove siamo sicuri il testo subirà più di una modifica, nella speranza del governo di poter raggiungere una maggioranza di 2/3 necessaria per evitare il referendum. Sul punto Renzi, riformatore d'eccellenza in Parlamento, come era facile aspettarsi dopo la debacle del referendum nel 2016, al momento è l'unico che ha mostrato segni di apertura. Dopo gli inciampi delle ultime settimane e i problemi con l'Europa che giorno dopo giorno diventano sempre più grandi, la riforma costituzionale appare essere il grimaldello di Giorgia per imporsi come leader indiscussa di un'Italia sempre più alla deriva democratica. Allora, benvenuti ai miei cari ospiti. Saluto il professor Luca Lanzalaco e l'avvocato costituzionalista Umberto Del Nucci. Salve. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, professore, parto da lei anche perché so che ha preparato delle slide che mettono chiaramente in evidenza quelle che sono le modifiche che con questa riforma costituzionale il governo vuole imporre. Le chiedo quindi di presentarcele e anche poi di darci un commento, visto che comunque lei da scienziato politico, insomma, chi meglio di lei può analizzare questa riforma. Prego. Sì, il disegno di legge costituzionale è molto asciutto. Sono 5 articoli
E già questo è un elemento importante, cioè non si è commesso l'errore che aveva fatto invece Renzi di testi prolissi, lunghi, utilizzando la tecnica del rinvio e del richiamo di altri articoli. Quindi è, dal punto di vista della legistica, è un buon testo, ripeto, della legistica, quindi della tecnica di elaborazione, confezione delle leggi. In secondo luogo è un testo anche, questa non è farina del mio sacco, un'osservazione che ha fatto ieri Peter Gomez, è un testo che faciliterà la comunicazione politica, cioè sono pochi punti su quali è facile aprire un dibattito anche animato, anche conflittuale, ma sono indirizzi molto chiari, cioè non ci sono, il che non vuol dire che sono validi, però sono chiari. Quindi dal punto di vista della comunicazione politica anche questo è positivo. Non si per ora non ci si troverà imbrigliati nelle technicalities che poi risultano incomprensibili al normale cittadino. Vediamo allora i 5 articoli, io li è un'illustrazione, mi limiterò solo in alcuni passaggi a fare delle osservazioni sulla base, fra l'altro, di quello che hanno constatato molti altri. Allora, l'articolo 1 del decreto, del disegno di legge costituzionale, che cosa fa? Abroga i senatori a vita. Quindi voi vedete sul testo attuale prevedeva le elezioni di senatori a vita, il nuovo testo non prevede questo. Molto banalmente è stata eliminata una parte, il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione. Articolo 2, passiamo all'articolo 2 del disegno di legge costituzionale che modifica l'articolo 88 della Costituzione. Vorrei chiarire che questa è un'operazione di copia e incolla, non c'è nessuna interpretazione, proprio puramente copia e incolla. È praticamente identico salvo una clausola, cioè nel comma 1 il testo attuale dice: il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Nuovo testo, viene tolta vengono tolte quelle cosa sono 5-6 parole o anche solo una di esse. Questa modifica, a differenza della precedente che ha suscitato qualche perplessità, questa io non l'ho trovata trattata, non ha suscitato particolari emozioni, diciamo, solo in un sito di taglio prettamente giuridico si diceva che togliere questa prerogativa, cioè quella di poter scegliere se sciogliere tutte e due le Camere o solo una, era una decurtazione dei poteri del Presidente. Però ecco, diciamo che sull'articolo 2 del disegno di legge costituzionale non c'è stata, nessuno ha detto nulla. Passiamo all'articolo 3 ecco qua entriamo nel vivo. Il testo attuale che cosa dice? Che il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Secondo comma dice che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Il nuovo testo è molto più lungo, abbiamo evidenziato in rosso le parti significative. Su questi aspetti è già aperto il dibattito. Allora, punto 1, che è il pilastro intorno al quale ruota questa riforma: il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di 5 anni. Quindi questo è il passaggio fondamentale: elezione diretta e non più indiretta come avveniva prima, cioè attraverso il voto di fiducia delle
Camere. Le votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un'unica scheda elettorale. Questo non è scontato, perché potrebbe avvenire anche diversamente, potrebbero essere due schede distinte, dar luogo a un voto disgiunto. Comunque passiamo all'altro punto, sempre evidenziato in rosso: la legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e il modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca il 55% dei seggi nelle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa è la norma sulla quale si è accentrata l'attenzione, perché la legge elettorale, più che il disegno, l'architettura costituzionale, la legge elettorale è fondamentale. Ma il punto su cui si è già aperto il dibattito e sul quale i pareri negativi sono praticamente unanimi è questo, e cioè che il premio di maggioranza, no, la garanzia del 55% dei seggi nelle Camere può avere un senso laddove le coalizioni che competono siano due, per cui una, no, avrà il 51-52%, quello che è, gli si dà il premio di maggioranza in modo tale che possa governare con più tranquillità. Ma se usciamo da quest'ipotesi, che è una, non è necessariamente l'unica, e cioè per esempio che ci siano 3-4 coalizioni che si presentano, ecco, il rischio è quello che una minoranza diventi una maggioranza. Cioè, supponiamo che una coalizione prenda il 40% e le altre tre prendano 20%. Ecco, quel 40% avrebbe il 55% dei seggi. Quindi una richiesta che è stata fatta da numerosi costituzionalisti e che venga definito almeno una soglia minima per poter accedere al premio di maggioranza. Cioè il premio di maggioranza è un espediente per far diventare di fatto una minoranza una maggioranza laddove le coalizioni siano più di due, che non è scontato, non è detto che sia necessariamente due. Quindi qua c'è un punto importante. Segue, vabbè, particolare, il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l'incarico di formare il governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri. Quindi il Presidente della Repubblica mantiene la prerogativa di nomina dei ministri. Punto anche questo importante, perché nella discussione che si è immediatamente attivata è stato sollevato proprio il punto su come la figura del capo dello Stato sia stata di fatto ridotta, sminuita. Ecco, almeno questa prerogativa però rimane, cioè il Presidente del Consiglio può in qualche modo influire sulla nomina dei ministri, il Presidente, scusate, della Repubblica, il capo dello Stato può condizionare, influire, dare il proprio parere sui, cosa che ha già fatto in passato, sui singoli ministri. Bene, passiamo all'articolo 4, prossima slide. Ecco, questo è un articolo abbastanza, molto lungo ed è anche abbastanza contorto e c'è, come vedremo, una trappola in queste norme. Allora, il testo attuale era molto asciutto, diceva il governo deve avere la fiducia delle due Camere e questa norma viene mantenuta. Ciascuna Camera accorda
o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale, eppure questa è mantenuta, arriviamo al comma 3. Qua il testo attuale dice: entro 10 giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. È un rito che abbiamo, al quale abbiamo assistito, abbiamo visto molte volte. Ecco, la novità quale sarebbe? Questa, cioè entro 10 giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al governo presieduto dal presidente eletto, il presidente della Repubblica rinnova l'incarico al presidente eletto di formare il governo. Quindi non gli viene dato il voto di fiducia la prima volta, gli viene dato, dice, beh, ripresentati. Qualora anche quest'ultimo, e qua l'italiano è un po' pencolante, un po' perché quest'ultimo non è altro che la stessa persona di prima, non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere. Quindi qua o il Parlamento dà la fiducia o invece tutti a casa. Sfido qualcuno eletto a negare la fiducia, cioè primo. Secondo, ripeto, c'è quello scivolone d'italiano e tremo all'idea che, poi vedremo che c'è anche qualcos'altro che non va, però ecco, tremo all'idea che il padre di questa riforma, definito proprio così, il padre del premierato all'italiana, cioè tale professor Marini, Francesco Saverio Marini, sia il candidato della Premier per la Corte Costituzionale, per la Consulta. Mi preoccupa un attimino la cosa. Comunque andiamo avanti, polemiche a parte. Terzo, quarto comma, scusate, il voto contrario di uno o di entrambe le Camere su una proposta del governo non importa obbligo di dimissioni. Questo viene mantenuto. Comma successivo, la mozione di sfiducia deve essere firmata, eccetera, eccetera, e anche questo viene mantenuto. E arriviamo all'ultimo comma, quello in rosso, la riforma. Non so se è chiaro la parte a destra, e qui c'è il trappolone, a mio parere, non solo a mio parere, per fortuna. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della, qua ho sbagliato io, della singolare, non plurale, Repubblica può conferire l'incarico di formare il governo al Presidente di Consiglio dimissionario. Quindi di nuovo il meccanismo, ti va male, cioè non ti ripresenti, o, e qui scatta la trappola, o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al presidente eletto per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il governo del presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il governo così nominato non ottenga la fiducia, quindi va male una volta, va male la seconda volta, va male pure la terza volta, cambiando la persona, e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere. Allora qui è stata aperta una prima questione, e cioè come è possibile che il secondo candidato necessariamente aderisca al programma del governo, che non ha ottenuto la fiducia. Quindi c'è già una prima, diciamo, assurdità, ma la trappola è un'altra. Il secondo candidato, questo l'altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al presidente, quindi il primo viene bocciato, diciamo, il secondo candidato ha un potere negoziale fortissimo, molto più forte del primo, perché se anche lui non ottiene la fiducia, il Parlamento va a casa. Quindi questo, se non sono chiaro,
ditelo, però questo è una specie di regalo di Natale in anticipo a Salvini, cioè è il sogno di Salvini questo, perché crea una conflittualità interna alla coalizione di maggioranza, per cui il parlamentare, diciamo, del secondo partito ha tutto l'interesse a destabilizzare la maggioranza di governo e a proporsi lui come il salvatore del governo, perché nessuno gli dirà di no. Cioè, questo quindi è un meccanismo che non evita i ribaltoni, ma li fomenta i ribaltoni. Cioè, e poi c'è un'altra questione che io mi pongo solo, e magari poi chiedo a Umberto Del Noce, se prima me la sono posta ma non mi sono dato una risposta, come invece vorrebbe Marzullo, e cioè questo: il fatto che il secondo candidato debba rispettare il programma del governo non è in qualche modo un venir meno alla mancanza di vincolo di mandato, perché questo signore deve dare la propria adesione a un programma di governo, quindi e il suo mandato è vincolato. Ma ripeto, questo è un dubbio che è venuto a me da politologo, non da giurista. Il punto fondamentale è questo, cioè questa norma è una trappola micidiale per il Presidente del Consiglio, perché troverà sempre nella sua coalizione qualcuno che destabilizzerà il governo per proporsi poi come candidato con una forza negoziale potentissima, perché è lui che può mandare a casa, lui attraverso il capo dello Stato, può mandare a casa il Parlamento. Ripeto, sapere che, cioè, questa è una common, che una norma che è priva di ogni, cioè è veramente scritta da un'incompetente persona che non è competente del funzionamento delle istituzioni, di un minimo di dinamiche politiche. Questa è una trappola micidiale per il Presidente del Consiglio. Lo depotenzia il Presidente, il Premier, lo depotenzia in maniera plateale. Ripeto, preoccupante sapere che chi ha steso questa cosa sia il candidato per la, che in queste ore ci sono le votazioni in corso per la consulta. Andiamo a chiudere con la prossima slide, l'articolo 5. Questo non è, sono le norme transitorie, non c'è un testo attuale perché non si pone il problema. Nel nuovo testo si dice, vabbè, bon ton istituzionale, che gli attuali senatori a vita rimarranno fino alla loro naturale estinzione. Ecco, questo è il testo, ripeto, molto succinto. Questo è un aspetto positivo, non si perde in technicalities, in tecnicalità, contiene dal punto di vista proprio della logica delle istituzioni, però almeno un paio di grosse incongruenze. Non entro nel merito dell'analisi invece strettamente politica, perché avremo mesi e mesi davanti per assistere a questo dibattito, che è già iniziato, già in corso, e vediamo che succederà. Grazie. No, professore, sono io che la ringrazio, perché ha fatto una disamina dettagliatissima delle modifiche ed è stato anche molto, molto chiaro nell'analizzarla. Poi ovviamente metteremo a disposizione dei nostri lettori queste slide all'interno dell'articolo, proprio perché è importante fare questo paragone tra il vecchio testo e il nuovo testo e analizzare appunto le storture che lei ha sottolineato. A questo punto, data la domanda che anche lei ha rivolto al nostro costituzionalista, passo la parola a Umberto Del Noce, chiedendogli appunto un commento alla riforma, anche in base a quello che ha detto il professor Lanzalacco, e poi anche per te, Umberto, sappiamo c'è una slide che invece riguarda più strettamente quello che è l'iter legislativo
di riforma costituzionale che poi appena vuoi puoi chiamare, Giulio è pronto per mandarla. Prego. Vabbè, il mio commento su questa riforma è essenzialmente negativo. Anch'io individuo le trappole che ha sottolineato il professore. Francamente, faccio fatica a, diciamo, comprendere fino in fondo la logica che stava dietro queste formulazioni. Evidentemente questo vincolo di mandato, diciamo, che comunque va sul secondo candidato, in qualche modo sembrerebbe, diciamo così, indurre il sospetto che in qualche modo quello che guida, no, l'obiettivo di questa riforma è assicurare che un programma politico vada avanti a prescindere da chi lo porta, da chi si fa, diciamo, promotore, e ovviamente pone sotto aspetti di Parlamento così strette. Diciamo che la problematicità, secondo me, è che in un certo senso questa riforma fotografa l'andamento a cui ci stiamo abituando, cioè quello di un governo pesantemente attivo nell'ambito legislativo. Perché va ricordato che il potere legislativo in realtà appartiene solo unicamente al Parlamento e il governo ha facoltà di legiferare, ma soltanto in casi eccezionali. Ora, nel tempo, l'eccezionalità e l'urgenza, no, che giustifica in qualche modo gli interventi legislativi del governo sono diventati parametri sempre più morbidi, e poi con l'inaugurazione delle stagioni dell'emergenza continua si è fatto, diciamo, è stato semplice quindi giustificare interventi massicci, no, del governo nell'ambito legislativo, forzando il concetto di democrazia e di separazione dei poteri. Questa riforma tende a fotografare questo stato di cose, quindi crea un esecutivo che fondamentalmente legifera come vuole. Questo premio di maggioranza fondamentalmente di seggi il partito e i candidati del Presidente del Consiglio significa semplicemente, cioè l'intenzione pacificamente è quella di creare un Parlamento al servizio del Presidente del Consiglio. Quindi probabilmente loro non hanno una nozione di sfiducia, oppure di non ottenere la fiducia, perché con una maggioranza del genere, soprattutto se, appunto, come diceva il professore, le coalizioni sono più di due, perché un premio così grande, magari in presenza di quattro coalizioni, significa avere un numero schiacciante di parlamentari nelle Camere e quindi fondamentalmente fare approvare più o meno quello che si vuole. In quest'ottica, ora sicuramente rischierò di essere, diciamo, così, accusato di malafede, però in quest'ottica io leggo anche un intervento sui senatori a vita. Cioè, da un certo punto di vista uno può dire, vabbè, se contiamo che il senatore a vita è stato eletto Mario Monti, nominato Mario Monti fondamentalmente come ringraziamento per aver sabotato la Costituzione, sicuramente è un istituto di cui possiamo fare a meno. Però così viene sospetto che, poiché in teoria i senatori a vita devono, insomma, vengono nominati fra coloro che dimostrano che hanno dimostrato particolare così valore o competenza in settori chiave della vita del paese, teoricamente dovrebbero essere persone che pensano con la loro testa, non hanno vincoli di mandato sicuramente, non hanno vincoli politici, no, dovuti al fatto che, per esempio, noi abbiamo anche ancora parlamentari, diciamo, eletti in liste bloccate e nominati, e quindi probabilmente non si vuole che, diciamo, questa maggioranza schiacciante alle Camere venga in qualche modo inquinata, tra virgolette, da senatori che non hanno mandati politici, fondamentalmente. E quindi si è preferito togliere direttamente l'istituto. Perché comunque il problema di questa riforma è anche il nostro sistema elettorale, che prevede
liste bloccate, e quindi fondamentalmente parlamentari che vengono nominati in qualche modo il vincolo di mandato ce l'hanno, perché se vengono messi lì in qualche modo devono in qualche modo obbedire a chi li ha messi, no? Quindi fondamentalmente, ecco, la critica che vedo è una riforma che, diciamo, spudoratamente tesa a esautorare il Parlamento, o comunque renderlo così una sorta di vestigia del passato al servizio di un legislativo che è sempre più in mano all'esecutivo, perché deve essere sempre più veloce, sempre più aderente, no, ai mandati di chi di fatto ci governa, e senza l'entrata dei tempi democratici, delle discussioni e dei compromessi, in un clima politico che vede fondamentalmente una certa intolleranza galoppante contro qualunque forma di ragionamento non aderente alla narrativa dominante, e quindi assistiamo a un sistema di potere che si sta leggermente spostando per fotografare anche nelle dinamiche decisionali questo atteggiamento che già esiste nella gestione della narrativa politica e dell'avversario politico. Per cui, diciamo, è una riforma che fotografa l'abbandono della stagione della politica come luogo del dibattito, per arrivare a un centro direzionale che vuole sempre meno resistenza nell'imporre il proprio disegno politico, e anche in questo suona un po' stridente, diciamo, questo vincolo di mandato in qualche modo dato al secondo candidato, e fondamentalmente, ecco, questo è il mio giudizio sugli aspetti critici di questa riforma, che mi è toccata sul fatto di porre il Presidente del Consiglio, diciamo, la sua elezione così nelle matite degli elettori, come se bastasse questo ad assicurare una democraticità. Il problema è proprio il fatto che l'esecutivo vuole meno resistenze possibili nell'esercitare il legislativo. Invece, per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto più tecnico, quindi le slide che abbiamo preparato, fondamentalmente la legge costituzionale, essendo una norma che va a incidere più pesantemente nell'equilibrio dello Stato, nel suo assetto istituzionale fondamentale, prevede un iter un po' più complesso delle leggi normali, per cui prevede due passaggi in ciascuna Camera, e l'elemento, diciamo, più delicato è il secondo passaggio. Perché il governo ha bisogno di una votazione a maggioranza assoluta per vedere promulgata la riforma costituzionale, perché altrimenti, anche se viene approvata ma non a maggioranza di 2/3, allora si pone il rischio di un referendum, e se viene chiesto il referendum, a quel punto la promulgazione della riforma costituzionale dipende dall'esito del referendum stesso. Quindi al governo ha bisogno di una votazione così ampia, 2/3, quindi 267 deputati necessari, perché altrimenti rischia il referendum. Ora, il referendum, a quel punto si giocherà tutto su una propaganda fondata sull'aumento della democraticità, sull'esecutivo forte, finalmente il presidente votato dai cittadini, e sicuramente tenderà a non evidenziare gli aspetti negativi. Però le opposizioni hanno già dichiarato battaglia a questa riforma, e quindi probabilmente il nodo sarà Renzi, che in realtà invece è stato l'unico
diciamo, esponente dell'opposizione che si è così dimostrato possibilista, anche perché probabilmente questa riforma incontra i suoi sogni di grandezza, diciamo, presidenziale, e quindi fondamentalmente ci possiamo aspettare, credo, una battaglia parlamentare, visto che il Parlamento, diciamo, il ruolo futuro del Parlamento verrà deciso proprio da questa riforma. Ecco Umberto, ti faccio una domanda veloce, prego Giulio di non togliere la slide. Nel caso in cui non, il governo non riuscisse a ottenere questa maggioranza di 2/3, quindi come vediamo servirebbero 267 deputati e 136 senatori, cosa di cui al momento non dispone perché appunto ne ha 237 alla Camera, sarebbero 238 ma Lorenzo Fontana non vota e ha 118 senatori, 115 senatori, scusatemi, anche perché lì Ignazio La Russa non vota. Quindi ecco, se non riuscisse a ottenere questa maggioranza di 2/3, quindi se andasse al referendum e il referendum non confermasse poi la modifica costituzionale, quindi nel caso in cui venisse sconfitto al referendum, il governo potrebbe riproporre oppure, diciamo, sia giuridicamente che politicamente questa cosa non si può fare? Ma allora, il governo, se perdesse il referendum, il governo dovrebbe modificarlo, sicuro. Cioè, il problema è che comunque presidenzialismo vuol dire tante cose diverse, per cui sicuramente dovrebbe modificare la proposta di legge. Politicamente è un po' sarebbe una situazione un po' delicata, perché diciamo, ripresentare una proposta di legge dopo che è stata bocciata da un referendum, ecco, politicamente non sarebbe una grande mossa, però potrebbero sicuramente provare a riproporla in veste diversa o comunque modificando, diciamo, così le dinamiche del presidenzialismo, perché come avevamo già discusso ci sono varie forme di presidenzialismo differenti, quindi sicuramente potrebbero provare a riproporlo, perlomeno con qualche modifica. Diciamo, magari andando incontro anche alle esigenze delle opposizioni che su questo tipo di manovre invece stanno dando battaglia. Sì, grazie. Perché comunque, per esempio, il Partito Socialista, per esempio, e anche il PD in passato si sono dimostrati aperti al presidenzialismo, inteso come elezione diretta del Presidente del Consiglio, che in sé non è il problema della questione. Il problema è poi come viene bilanciato il potere del Presidente del Consiglio con il potere parlamentare, ed è su questo che poi si gioca la vera partita. Quindi se l'opposizione dalla battaglia politica in Parlamento, e se eventualmente un referendum dovesse bocciare questo assetto, come minimo il governo dovrebbe modificare l'equilibrio dei poteri come delineato dalla riforma costituzionale, e quindi provare a presentare una proposta che incontri in qualche modo anche le opposizioni, perché d'altronde, diciamo, questo iter rafforzato per far passare una riforma costituzionale in realtà serve appunto perché una riforma costituzionale non deve essere, per la visione della nostra Costituzione, una riforma di partito. Non è una legge normale che il singolo partito può presentare e proporre, ma deve essere una norma che, diciamo, trovi consenso, non dico nell'intero arco parlamentare, ma sicuramente nella sua stragrande maggioranza. Deve essere una norma non di partito, ma
che rifletta in qualche modo una mutata sensibilità della società civile, perlomeno della sua maggioranza. Per questo che è prevista, per esempio, questa soglia di 2/3, perché oltre 2/3 in teoria significa che questa norma è, diciamo, condivisa anche perlomeno da una parte dell'opposizione. E quindi, evidentemente, se questa, la visione di questa riforma non dovesse passare, il governo dovrebbe in ogni caso in qualche modo modificarla per renderla più adeguata alla sensibilità anche delle opposizioni. Ecco. Certo. Ti ringrazio anche te di questa disamina. Abbiamo deciso ovviamente di dedicare questa puntata prettamente alla questione del premierato perché urgeva farlo, l'avevamo annunciato anche nella precedente. E vi faccio una seconda domanda veloce, diciamo, a tema aperto su quelle che sono state le altre notizie della settimana, di cui ho fatto una carrellata all'inizio della puntata. Ce ne sono state tante. Professore, cos'è che le è saltato particolarmente all'occhio? Ma due cose. La prima è che, appunto, come si diceva poco fa, il giorno stesso, cioè lo stesso Consiglio dei Ministri che ha approvato il disegno di legge costituzionale sul premierato, ha anche approvato un provvedimento relativo alla struttura di governance per la realizzazione del piano per l'Africa. Ora io sono andato a leggermi il provvedimento, è un provvedimento dove vengono istituite due strutture, una cabina di regia e una struttura di missione. La cabina di regia, se avete due minuti, vi leggo da chi è composta. La cabina di regia è presieduta, va via due minuti, però questo ci dice veramente l'incapacità amministrativa di sottostante a questo. Prevede presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con funzioni di Vicepresidente e dagli altri Ministri, dai Vice Ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale delle Imprese e del Made in Italy, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dal Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, dai Presidenti dell'ICE, Agenzia Italiana per la Promozione all'Estero, l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, della Società Cassa Depositi e Prestiti S.P.A., delle Società SACE S.P.A., della Società SIMES S.P.A., da rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, così in generale, delle università, delle società civili e del terzo settore, di enti pubblici e privati. Mancano le bocciofile, le pizzerie. Poi direi che c'è tutto. Cioè, questa cabina di regia è un organismo pletorico che non potrà, come tutti gli organismi pletorici, decidere assolutamente nulla. La struttura di missione supporta il Presidente, cura il segretariato della cabina di regia e predispone la relazione annuale. Quindi sarà di fatto la struttura di missione che fa tutto, perché la cabina di regia non potrà decidere nulla, perché è un organo pletorico. Quindi si costituisce questa struttura centralizzata, e si sta rifacendo l'errore che si è fatto col PNRR, per realizzare il piano Mattei, di cui praticamente non si sa nulla. Io ho trovato un bel titolo sul Foglio che dice "Il mistero del piano Mattei", cioè quello che si sa, che il piano Mattei si basa su tre pilastri, e quello che probabilmente è quello fondamentale, cioè la definizione di accordi commerciali e il business,
gli accordi commerciali fra l'Italia in tutte queste strutture e governi e imprese governi e imprese africane. In cambio di questo si chiede ovviamente una regolamentazione dei flussi migratori e poi terzo pilastro che però sta nelle pie aspirazioni, ma non c'è nulla di concreto, è quello che l'Italia diventi il canale di comunicazione, di accesso fra l'Africa e l'Unione Europea. Tenete presente che fa ridere per un motivo, perché la Francia controlla attraverso il Franco Sefa metà Africa, per cui è ridicolo che ci vengano a raccontare questo. Quindi prima cosa che mi ha colpito è questo velleitarismo è francamente sconcertante, che insomma. Secondo punto, ecco, qui è una coincidenza, e cioè tre settimane fa salta fuori la vicenda Gianbruno, che ha messo in seria difficoltà il Presidente del Consiglio dei Ministri. Giorgia Meloni se l'è cavata benissimo, è riuscita a risolvere brillantemente, questo lo dicono tutti, brillantemente una crisi comunicativa non indifferente, è riuscita a, come fa il judoka, no? Quindi a trasformare un attacco contro di sé in un vantaggio, bravissima, solo che poi cosa succede? Che pochi giorni dopo salta fuori appunto la telefonata dei due comici russi. Ora, questi due fatti, questa è la cosa che mi ha colpito, questi due fatti sono stati rivelati molto dopo, cioè l'affare Gianbruno risale al giugno scorso, e mentre invece lo scherzetto dei due comici russi risale al 18 settembre. E primo, Giorgia Meloni per 44 giorni non ha raccontato nulla a nessuno. Secondo, come ha fatto notare lucidamente Alessandro Di Battista, lo scherzo avviene il 18 settembre, e durante quello scherzo, lo dico con tripla virgolettatura, Meloni dà giudizi scherzanti sull'Europa. Peccato che il giorno prima, cioè il 17 settembre, lei fosse a fare quella che è stata chiamata con tono denigratorio la passerella con Ursula von der Leyen a Lampedusa. Cioè il giorno dopo lei dice: l'Europa, ma cosa volete, io li chiamo e non mi rispondono nemmeno. Quindi ecco, questa coincidenza di due fatti accaduti in un passato non remoto, prossimo, che vengono rivelati però direi quasi, cioè se noi guardiamo un minimo in distanza, quasi contemporaneamente, ecco, mi fa sorgere qualche dubbio, e cioè che l'ipotesi che Giorgia Meloni sia sotto attacco e che la vogliano far diventare ricattabile, vi ricordate no, che lei a quell'appunto signorile di Berlusconi, dove Berlusconi dava tutta una serie di giudizi pesantissimi sulla Meloni, la Meloni dice sì, però ti sei dimenticato di scrivere non ricattabile. E che ho l'impressione che proprio perché lei non è ricattabile la stiano facendo diventare ricattabile, perché questo fatto che due eventi sgradevoli, entrambi accaduti un po' di tempo fa, vengano rivelati quasi in contemporanea, così, è una coincidenza molto 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 strana, quasi un indizio. D'altronde noi abbiamo imparato a non credere nelle coincidenze, quindi sono assolutamente d'accordo con te. Umberto Del Noce, chiudiamo con te la puntata, ti faccio la stessa domanda: c'è qualche notizia che ti ha interessato, incuriosito particolarmente questa settimana? Ma io in realtà vorrei menzionare una notizia che ho letto, di cui ho letto recentemente, anche se in realtà forse riguarda qualche giorno fa, perché riguarda il decreto concorrenza, però il fatto che il governo ha inserito un emendamento per innalzare la soglia dei limiti dell'inquinamento elettromagnetico, e tutto questo per, diciamo,
senza una vera valutazione dei rischi sulla salute e semplicemente per, diciamo, agevolare l'implementazione della tecnologia 5G. E questo, voglio dire, già i panorami delle nostre città e non solo si stanno riempiendo di queste antenne, anche perché appunto la tecnologia 5G richiederà antenne molto più vicine. E io credo che su questo tema si dovrebbe fare un vero e proprio dibattito pubblico e degli approfonditi studi sugli effetti sulla salute, perché c'è già chi di questi studi li ha fatti e che ha evidenziato i danni. Io voglio dire, vicino a, insomma, alle zone di Torino ci sono delle zone in cui sono delle antenne, per esempio, no, della radio, che hanno avuto vicende legate appunto per l'inquinamento elettromagnetico. Ci sono delle zone in cui i comuni hanno vietato l'insediamento, per esempio, di parchi giochi perché superano i 10-12 volt per metro e questo è considerato pericoloso. Ora i limiti vanno portati a 15, non si sa bene con quali parametri. Ecco, questo su me è una notizia che comunque mi ha colpito, perché credo che meriti la nostra attenzione e meriti delle prese di posizione o perlomeno delle pretese di analisi, come tra l'altro imporrebbe la nostra normativa, perché qualunque legge che in qualche modo mini o minacci di minare la salute pubblica dovrebbe per forza passare prima al vaglio di studi approfonditi sugli effetti sulla salute, studi resi noti. Quindi questo è un argomento che comunque in qualche modo mi interessa e che vorrei sottolineare. Hai fatto benissimo a sottolinearlo, ne avevamo parlato, cioè ne avevo parlato io all'inizio della scorsa puntata, annunciando che c'era questa possibilità, che si stava votando proprio in quei giorni su questo emendamento al DL concorrenza, quindi l'avevamo annunciato la settimana scorsa, mi hai fatto bene a ricordarlo, perché poi effettivamente l'emendamento è stato votato, quindi questo innalzamento c'è stato, come poi ha denunciato anche il collega Maurizio Martucci, quindi si è passato da 6 a 15 volt metro, più che un raddoppio, diciamo, e questo ovviamente spaventa molto, perché come giustamente dici tu, non ci sono studi che provano l'innocuità di questa tecnologia, anzi ce ne sono vari che invece mettono in dubbio che questo sia, insomma, uno strumento che non faccia male alla salute dell'essere umano, quindi hai fatto benissimo a ricordarlo. Signori, direi che siamo arrivati alla fine anche di questa fantastica puntata, ovviamente incentrata sul premierato, che era l'argomento principale, su cui poi, come giustamente ha ricordato il professor Lanzalaco, ritorneremo nel corso delle settimane, fin quando poi non si avrà un testo definitivo approvato alle Camere. Vi ringrazio di essere stati con me e saluto il professor Luca Lanzalaco e l'avvocato costituzionalista Umberto Del Nuccio. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. Ovviamente saluto i nostri spettatori.